Ciao! Spero di riuscire a fare anche questo video che, come si sarà capito dal video, è un haul misto. Inizio però con tre cosette che mi ha regalato mamma. Vi volevo mostrare anche queste. E sono i pantaloni, simipelle, copelle, insomma. Questi qua bellissimi, lunghi, neri, che mi piacciono tantissimo. Presi dai 5 a 5,90, quindi poi anche low cost, quindi sono veri veri happy. Poi mi ha regalato il portafoglio con i gufi, guardate che carino, anche questo dai 5 a 5 euro. Bellissimo veramente, lo adoro. E poi sempre una roba guffettosa per la cucina, i cuscini per le sedie, guardate che carini, 5,50 euro 6 cuscini. Anche questi presi in una cineseria, fantastici, veramente veramente carini, sono troppo contenta. Poi sono acquisti veramente misti, quindi non so dove pescare. Sempre dai Cinciu questa cintina rossa, guardate che carina, bellissima, per mettere sotto il seno o in vita. Quelle, vedete, non è esageratamente lunga, quindi si può tranquillamente usare e mettere sui vestitini dove c'è magari il bordino della cucitura che spezza e crea un look un po' più ricercato, più completo, ecco. Questa 2 euro, veramente veramente bellissima. Poi, allora, provo ad acchiappare da qua. Dai Cinciu mi sono presa due paia di short, guardate che carini, questi con i fiorellini, tutti tempestati di perline, dietro hanno le taschine vere, non taschine vere, e questi costavano 16,90, meno il 70% sono venuti poco più di 5 euro, quindi veramente una cifra, veramente un bellissimo sconto. E quest'altro paio di short, guardate che carini, anche questi hanno le borchiette qua sui taschini e poi un cuoricino sulla chiappetta. Anche queste sono vere le taschine. Questi costavano 18 euro, meno il 70% sono venuti tipo 5,60 euro, quindi anche questi belli scontati, guardate che carini, veramente veramente belli. Poi ho preso due crespi a 1 euro. Allora, questo che vi faccio vedere, vabbè, ve le dico perché le ho un po' messe tutte insieme, sempre dai cinesi, due crespi a 1 euro, che dovrò imparare ad utilizzare in effetti. 1 euro l'uno. Ho preso... Mamma! Cosa, amore? Questa boccettina carinissima, veramente, guardate, a 2,50 euro. Questa l'ho presa per tenere i trucchi in borsetta, perché io, la verità, non me li porto quasi mai i trucchi se non sono truccata, però se magari sono truccata e devo fare un ritocchino, allora li prendo, e avevo sempre il problema di dove metterli, e quindi ho preso proprio questa dedicata, che è veramente veramente carinissima. Poi ho preso queste maschere al supermercato, le ho prese al PAN, ma credo che ce l'abbiamo solo noi in Sardegna, comunque si trovano tranquillamente anche da saponi e profumi, credo. E le ho prese a 1,30 euro e ho preso due di queste all'argilla bianca, bugia questa, all'argilla bianca, e due di queste all'ambra oceanica, e quindi 1,30 euro all'una, veramente il prezzo ottimo. Me ne sono comprate subito perché il prezzo è veramente ottimo e poi mi fa in due volte, quindi perfetto. Un altro acquistino dai Cinciu è stata quest'altra pochette grande a 4 euro con i gufi, no, veramente stupenda, bellissima, mi piace tantissimo. Adesso metto dentro perché inizia ad esserci un po' di caos. Da risparmio casa ho preso tre stampi in silicone, guardate, ho preso la rosa romantica, ho preso il micio miao, fantastico, e poi non poteva mancare il guffetto, contentissima che l'ho trovato, e li ho presi a 1,99 euro l'uno, bellissimi, cioè proprio belli, con quegli acquisti che ti rendono felice anche se spendi una cazzata, cioè veramente bellissimi. Guffetto già usato. Poi ho preso, ecco qua non ho più niente, no? Perfetto, quindi sto per finire, ma
qua dentro c'è la sorpresa, perché ho preso la scatola di latta da Conforama a 2,99 euro, carinissima, con tutti i trucchi disegnati, e dentro ci sono tante cosettine carine che adesso vi mostro. C'è la lima in vetro della Kiko, che ho preso a 2,50 euro e mi sta piacendo moltissimo. La sto utilizzando per le unghie delle mani, invece per i piedi sto utilizzando quella in ceramica che vi avevo già mostrato in un altro mini haul, se non ricordo male. Ho comprato dai Cinciu questi orecchini ad 1,50 euro, sono fantastici, poi vabbè fanno casino, mi piacciono un sacco, veramente bellissimi. Sempre dai Cinciu questa, questo portafoglietto in tessuto piccolino che ho pagato 3 euro, carino, tutto in tessuto, veramente carinissimo. Questi invece li avevo presi da Zwicky e mi sono dimenticata di farveli vedere nel video dei saldi, e sono un amore. Li ho pagati 1,99 euro, ma costavano 2,99 euro, e ci sono i gattini bianchi, i fiocchetti e le perline, veramente veramente carinissimi. Un altro acquisto dai Cinciu. Allora, vediamo se riesco a prendere tutti gli acquisti dai Cinciu. Forse sì, ecco qua. Sono questi altri orecchini che ho dovuto acquistare 2 volte perché non mi ero accorta che erano difettosi, non me li ha voluti cambiare un bisticcio, che vergogna, ci ho pensato dopo, vabbè, ma lasciamo stare, e quindi me ne ritrovo un paio in più, ma ho già in mente cosa farne. E questi 1,50 euro, sono rosa, sono veramente veramente carinissimi. Quest'altro paio di orecchini che sono gialli, questi 3,90 euro, guardate che carini, questi mi sono piaciuti veramente tanto, sono leggerissimi. Braccialetto ad 1 euro col cuoricino e il fiorellino, questi è gommosino, questi 1 euro, troppo carini. Un altro braccialetto ad 1 euro con la rosa nera e le pietruline, questi li ho presi. Dimmi, patata, il bracciale, mi vuoi rubare tutto? Questi li ho presi per abbinare, dicevo, questi li ho presi per abbinare agli orecchini con la rosellina neri che vi avevo fatto vedere in un altro haul e anche in un outfit, quindi è proprio veramente veramente carino. Poi questi orecchini, guardate che carini, li ho presi a 2 euro, sempre dai Cinciu, sono carinissimi. Questo è un, non è né bianco né rosa, è una via di mezzo. Amore, cosa c'è? Veramente carinissimi. E un altro bracciale a 2 euro, sono 3 bracciali uniti da un fiocchetto. Cosa ridi tu, imbrogliona? Guardate che carini, troppo troppo carini. Da Bijou Brigitte ho preso questi orecchini a perla 3,95 euro, e abbinato ho preso il bracciale sempre a 3,95 euro che ha il fiocchetto nero. Guardate che carini. Cosa, amore di mamma? Sono veramente veramente carini. E ho trovato dai Cinciu, guardate, tadan! Si legge la Winnie, la palettina Winnie, non è uguale a quella che ha la Franci Beauty Secret, però mi è piaciuta, l'ho pagata solo 2 euro, guardate, veramente veramente contenta, e ha dei colori bellissimi. Devo ancora utilizzarla, ma penso di provarla presto. Guardate che carini, e c'era anche di, con altre tonalità di colori, magari me la prenderò anche quella, chi lo sa, veramente veramente carina. Poi solo 2 euro, sono veramente veramente contenta. E dai Cinciu ho trovato anche, perché in effetti non l'ho vista in da altre parti, qua la trovo solo dai Cinciu, la marca Astra, proprio sono rivenditori Astra, ecco, non mi veniva. Ho preso una cipria, che questa, cioè l'applicatore, è comodissima, anche lo specchio, ed è la numero 36, Natural Skin Powder, la cipria, molto, è molto bella e setosa.
Poi ho preso il mascara The Curling Volume, sempre dell'Astra. Ah, scusate, mi sono dimenticata di dire, la cipra 3 euro e il mascara 2,50 euro. Poi ho trovato un matito nel grigio a 3 euro, sempre Astra. Questo è il numero 08, se non ricordo male. Sì, 08, che non è molto scuro, dà solo uno sbrilluccichio sull'argento. Adesso ve lo swatcho, vedete? È molto bello però, perché è tanto luminoso, molto shimmer. E un ombretto chicco, di questi che io adoro, era in offerta a 5,90. Poi ci ho pensato dopo, ho detto, scema, me ne sarei potuta prendere anche qualcun altro. Ho preso il numero 228, adesso ve lo swatcho. È un bellissimo color tortora. Guarda che meraviglia, bellissimo. A 5,90 appunto, quindi una bella promo, sono 3 euro in meno. Adesso mi pulisco e finisco. Eccomi qua, e concludo con tre cose per la casa, che sono due stampi a forma di gufo in silicone. Ne ho preso uno verde e uno arancione, bellissimi. Questi sono della Mia Casa, li ho presi all'Auchan a 4,99 euro l'uno. Sono fantastici, bellissimi. E poi ho preso una cosa che io trovo che sia fighissima, è comodissima. Ho preso il carrellino, ce l'avevo già, era piccolissimo però, e ne ho voluto prendere uno un po' più grande per comodità. Now Shopping, yeah. E l'ho preso dai 5 al 50%, l'ho pagato 7,90 euro. E quindi questo era l'ultimo acquisto. Trovo che sia di una comodità. Romy mi prende in giro e mi dice, sembra una vecchia. Ho detto, fa niente, ma non mi devo uccidere la schiena. Perché quando vado al mercato, passeggino e quant'altro, insomma, non è proprio comodissimo. Quindi avere il carrellino è di una comodità estrema, veramente. E quindi io lo consiglio, ma intanto chi se ne frega. L'importante è l'utilità e le cose. Tanto, cioè, a me di quello che dicono gli altri non me ne può fregare, e quindi a posto. Questo però gli è piaciuto tantissimo, perché l'altro era nero, un po' antico, e quindi questo gli è piaciuto. Ho detto, ah, questo è bellino. Allora ho detto, va bene, dai, me lo piace anche a lui. Ma tanto lo usavo lo stesso, anche l'altro che non gli piaceva, perché è comodissimo. L'ho già detto, avete ragione. Sì, adesso stringo quickly, Ale, quickly. Spero che vi siano piaciuti i miei acquisti misti. Vi mando tanti baciotti e al prossimo. Ciao!